ripeto, qui Capolevato Solar Bay, confermo se ritrovi vivi. Stiamo operando insieme a Usa Toscana per tirarli fuori, ma sono vivi. Chiaro, sei vivi, grazie Capolevato, ci vediamo a breve, sto salendo su. Quando ho dato quell'annuncio, dentro di me c'è una liberazione tale, perché l'idea che trovavamo persone vive in quello scenario così disastrato, così combinato, così distruttivo, è stata una liberazione tale dentro di me che ha fatto sì che tutto il resto del lavoro filasse un po', diciamo, più leggera, questo lo posso dire. L'applaudire è molto istintivo, è una vittoria. Abbiamo tirato fuori solo vittima matrice e adesso c'è delle persone in vita. Ecco, sono quei momenti che nel nostro lavoro sono tutto, perché sono quelli che ti danno ancora di più la voglia, la spinta di dire no, qua ce la dobbiamo fare, ragazzi. Mi ricordo che stavamo in riunione, c'è stata un'interruzione da parte del comandante, ci è stato segnalato questa slavina caduta su un hotel, che poi è Hotel Rigopiano, con circa una trentina di dispersi. La prima difficoltà è stata proprio il raggiungimento del luogo, in quanto era, diciamo, una località veramente isolata. Eravamo a circa 8 km, 7 km dall'albergo, di strada. C'era già una piccola colonna di macchine, diciamo, di soccorsi. La velocità di avanzamento della colonna era abbastanza ridotta dovuto al fatto che, oltre alla grande quantità di neve, circa 2 metri di neve fresca, all'interno si trovavano molti residui, alberi, rami. Dall'una di notte circa alle 7 abbiamo liberato la strada che portava a Rigopiano Hotel di circa una trentina di alberi. Eravamo in condizioni estreme. E si è deciso di procedere con gli sci, con le pelli di foca e andare su a piedi. Questo perché ci avrebbe permesso di non affondare nella neve e di raggiungere sicuramente in tempi molto più ridotti il luogo dell'incidente. Lungo il cammino quindi abbiamo trovato molto vento e stava nevicando, quindi dei rischi ci sono stati. La neve in alcuni punti arrivava anche e aveva un'altezza circa di 1,5 metri, 2 metri. Siamo arrivati sul posto in circa 2 ore, poco meno di 2 ore. Erano circa 7 chilometri da percorrere con gli sci d'alpinismo. Noi solitamente nelle attività addestrative facciamo molti più chilometri in modo da essere pronti per tutte le situazioni che si possono verificare per le varie attività di soccorso. E la difficoltà, oltre a quella tecnica, cioè la fatica fisica sicuramente, e lo stress che accumuli a livello mentale, l'idea di dover intervenire in una situazione così difficile è mentale. Anche se poi in realtà ci alleniamo, no, con l'esperienza e con il lavoro anche a gestire questo tipo di stress, perché per noi gestire questo stress è fondamentale. Mettetevi più sopra e contatevi! Chiaro? Siamo arrivati su verso circa le 3:34 del mattino e abbiamo trovato uno scenario desolante. La parte a monte era completamente crollata e sepolta dalla neve. La desolazione che ho provato nel vedere la vallata, dove c'era un albergo di 3 piani, e vedere solo la punta di un tetto è stata un po' angosciante. I cani, ecco, sono la base dell'inizio delle ricerche e aiutano tantissimo. Tu quando hai un'area vasta con macerie,
L'unico è il cane che ti può dare un punto di partenza. All'inizio, quando siamo arrivati, il collega, che è un cane più giovane, molto più dinamico, ha iniziato a battersi la zona. Io sono entrato nelle terme, col cane ho dato il cerca, il cane ha cominciato a spaziare all'interno delle terme. Arriviamo a una parte posteriore, lei comincia a frignare, che non è una marcatura, come chiediamo noi, una segnalazione forte, piena e sicura, ma è sicuramente qualcosa che lei sente ma non riesce a decifrare così bene. In sostanza oggi possiamo dire che ha lanciato un campanello d'allarme e ci ha fatto passare alla fase successiva, perché devo dire che appena siamo arrivati ho sconforto di trovare persone vive. Vedendo quella devastazione che c'era in quel momento, sinceramente la motivazione era scesa. La prima voce che abbiamo sentito è stata quella della mamma di Gianfilippo e di Gianfilippo. Dopo un lavoro di 5-6 ore abbondanti, sono stati raggiunti la mamma e il bambino. Ma la mamma, quando mi ricordo, è uscita, a un certo momento si vede nel video che lei si gira, mi prende la mano e me la stringe. Mi dice: c'ho mia figlia là sotto. E lì è un'altra, come si può dire, un'altra botta. Ci siamo messi a scavare come pazzi. Prendo il demolitore e facciamo un foro. Prendo una telecamera, facciamo scendere sta telecamera. Mi fermo, si ferma il mondo. Ci fermiamo, rimango sullo schermo a guardare e dopo 2 secondi esce da dietro questo divano una faccina che ci guarda in telecamera diretta e poi comincia a sbracciare con le mani, dice qualcosa. Siamo rimasti, abbiamo detto: cacchio, l'abbiamo trovati, sono lì, stanno bene. Siamo entrati, ci siamo abbracciati, li abbiamo dato da bere e li abbiamo portati fuori promettendogli appunto che saremmo andati a vedere tutti quanti Oceania. E io lì mi ricordo e ho pensato subito alla madre di Ludovica e ho detto ce l'abbiamo fatta, anche detto quello che abbiamo promesso alla madre gliel'abbiamo portato. Il salvataggio di una vita umana è impagabile, a livello umano non ha prezzo, penso, ecco, sia forse, no, è la cosa più bella che un uomo possa provare. Ali, forza! Ali, forza! Super! Bravo Gigio! Bravo Lucky! Dopo Rigopiano siamo stati invitati a Sanremo e sinceramente non me l'aspettavo una ribalta così a livello nazionale. Anche per noi era tutto normale, perché lavoriamo tutti i giorni, facciamo questo tipo di attività. Da noi non esiste l'eroe, non funziona così. Noi facciamo tutto in maniera molto professionale. L'eroe è quello che fa in un momento una cosa che non farebbe mai più. Noi invece facciamo in tutti i momenti cose che facciamo sempre. Per quanto riguarda le operazioni di soccorso in montagna, una percentuale di rischio deve essere assolutamente accettata. Nel gennaio del 2009, per tentare di raggiungere 2 escursionisti che erano bloccati per una violentissima bufera, una squadra di soccorritori della quale io facevo parte è stata parzialmente investita da una valanga. Sono stato in quel caso forse baciato dalla fortuna. Nel gruppo di soccorritori che per primo è arrivato a Rigopiano c'era anche un sanitario, un medico, era Walter Bucci. Walter Bucci, che poi a distanza di qualche giorno purtroppo è rimasto coinvolto nell'incidente aereo di Campo Felice. Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico è l'unico dei corpi che fanno soccorso in ambiente impervio ad avere al suo interno una componente sanitaria, una componente medica e infermieristica. In Italia sono sui 500 e sono tutti volontari,
e quindi lo fanno per passione, a titolo assolutamente gratuito, per volontariato. Anche perché per fare determinate cose ci vuole una motivazione che secondo me nessun denaro ti può dare. Portare un soccorso lì dove in termini normali le altre non arrivano, e lo devi fare perché ci credi. E Walter è arrivato per primo come medico sulla valanga di Rigopiano e chiaramente si è preso subito cura dei due primi sopravvissuti che stavano in macchina. Noi siamo abituati come medici a rischiare la pelle degli altri, fondamentalmente. Quando fai un soccorso in montagna metti in conto che rischi un qualcosa, poco tanto, pure la tua. Purtroppo sì, si verificano delle situazioni che delle volte potrebbero essere definite beffarde, quasi un cattivo, un perfido disegno del destino. Il 24 gennaio, quando iniziò a circolare la notizia che l'elicottero del 118 non era rientrato all'eliporto, ci siamo trovati di fronte a delle persone che erano dei nostri amici, delle persone che conoscevamo e con le quali avevamo condiviso dei momenti di gioia e anche dei momenti difficili in montagna. Quello che si deve dire ai ragazzi che entrano a fare per la prima volta questo lavoro è quello di non guardare mai un viso e vedere solo un corpo. Se no fai un accumulo tale di cose negative nel giro di pochissimo tempo che diventa pesante fare questo lavoro. Non abbiamo un supporto, il nostro supporto siamo noi che finito di stare qua 12 ore andiamo a mangiare una pizza insieme, il supporto nostro è questo, è il nostro scaricare l'uno con l'altro, il dolore che uno accumula facendo questo tipo di lavoro. Quello che noi riusciamo a fare, cerchiamo di fare è avere un livello di preparazione sufficientemente elevato, tenere altissime le capacità tecniche in modo da riuscire a fronteggiare queste situazioni con un livello di preparazione che sia sempre adeguata alla circostanza che ci può capitare. Definire questo tipo di attività un lavoro in maniera pura e semplice mi sembra decisamente riduttivo. Oltre a quello che è un dovere legato alle funzioni di ufficio, c'è un grande amore, una grande passione personale. Io sono un volontario, come tutti gli altri siamo volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Io nella vita sono un ricercatore universitario e siamo reperibili 24 ore su 24, cioè noi diamo la nostra disponibilità 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Siamo organizzati in squadre e c'è sempre una copertura per qualunque tipo di evento. Non è che lo faccio di mestiere, per cui vengo pagato quando è in montagna, no? Io vengo pagato per fare l'anestesista rianimatore. E quando posso, d'inverno, ecco, classico, so, il fatto di andare di notte a fare le notturne con gli sci da sci alpinismo, piuttosto che il sabato e la domenica, quando riesci, andare in montagna. A 58 anni si va ancora sotto le macerie? Porca miseria. Sì? Non ho più la stessa forza, chiaramente, di un trentenne e un quarantenne, non pretendo da per quella cosa. Ma ho la stessa voglia, questo sì.